Ragazzi, bentornati, bentrovati sul canale. Io sono Magnus. Siamo sempre qui su Watch Dogs Legion. Molti voi mi stanno dicendo che ci sono anche delle persone da reclutare un po' particolari. E infatti le ho notate. Cercherò, o meglio, spero di riuscire a beccarne qualcuno perché ho visto alcuni che sono abbastanza fighi. Nel frattempo, dobbiamo occuparci di. Dobbiamo incontrare Malik. Ok, grazie per le coordinate. Dove sta? Abbastanza lontano. Ma è qui l'incontro? Ah, davanti a tutti. Vabbè. Attendiamo. Sì, di pure, eh. Cambieremo prima o poi le scarpe. Non credo perché sennò usciamo fuori tinta. Oh. No, aspetta. Mi servono i dati biometrici di un agente SIRS, occhi e dita. No, Vabbè. no, non c'è tempo. Abbassa la voce. I dati erano criptati. E allora? Per questo c'è Bagley. Non può essere più veloce di me. Ci ho provato, ma non c'è tempo. Senti, se non mi aiuti, Zero Day vincerà e saremo tutti morti. Oh Cristo. Il doppiaggio è bellissimo comunque. Il nostro personaggio. Udito, mi servono una sega e del ghiaccio. No. Delle foto saranno sufficienti. Devono essere di chi fa da Ok. portavoce agli affari interni. In caso di attacco, il SIRS ne revocherà le credenziali. È il protocollo. Quindi dovrete agire alla vecchia maniera. Cristo, Sì, tortura. no! Intendo una relazione. Parlo di seduzione e servizio fotografico. Bene, sembra facile. Questa parte del lavoro può risultare scomoda. Serve una persona capace. Allora, niente di meno, ma non c'è, ma ci hai visto bene. Quella solo se ci vede come siamo vestiti, casca ai nostri piedi. Dallo Bagley, puoi darmi una spavento. mano? Ti suggerisco di iniziare la tua relazione con la portavoce del SIRS come faresti con chiunque altro, analizzando meticolosamente ogni aspetto della sua vita e non dandogli tregua. Ti ascolto. La portavoce degli affari interni del SIRS è il collegamento tra il governo e il suo servizio di intelligence. Gli uffici di Downing Street saranno un buon punto di partenza per l'abbordaggio. Bene, sappiamo cosa fare. Ah, signora si è fatta cacca sotto, secondo me. Perché cammina così? Vabbè. Ci serve un mezzo? Perché se noi stiamo troppo lontani? Allora, cercavo di prendere una macchina abbastanza sobria, nel senso molto figa l'apertura, però senza esagerare. Allora, di là non possiamo entrare, tanto per cambiare. Fammi capire se stiamo abbastanza. No, di qua. Da dove cavolo ci entro? Pure a me. Però sembra un ingresso tranquillo, cioè non vedo tanto controllo. La portavoce degli affari interni del SIRS lavora qui, ma non vedo nessun tipo di sorveglianza non protetta. Ah, ma puoi iniziare hackerando l'assistente. Perfetto. Ah, sto sti cavoli di droni che ci danno fastidio, mannaggia la miseria. Cos'era quel rumore? Ma che cosa? Ma che vedi? No! Vol Qualcuno riesce a vedere il sospetto? Trovato. Ma che è successo? Ricevuto, siamo all'inseguimento. Ma sul serio? Ma è uscito all'improvviso? Vabbè, lo elimino pure. Tanto. Ma non pensavo che. Purtroppo aveva avuto un problemino, ma. Aia. Centrale, posso immobilizzare il bersaglio. Posso avere un blocco qui? Ok. Addio.
come fa? A che stiamo? A 70%, 80%? C'è qualcuno che ci continua a sparare, no? Perché? Download riuscito. Adesso levati di turno o ti ammazzano. È la fine, sei al capolinea. Bloccate il veicolo. Aspetta, Avvicinarsi con cautela. Occhio. Che vuole sto cacchio? Che vuole questo? Mannaggia, mi sembra che devo scappare più presto. Mettiti in salvo. Ho preso la macchina della polizia, quindi in teoria non mi dovrebbero sgamare, penso. Ok, adesso basta. Unità, fermatevi. Passo. Fatto. 16 mail indicano che la nostra portavoce degli affari interni ama divertirsi. Passa la maggior parte del tempo al Three Honker Boys. Attenzione. Se vuoi sedurla, cioè volevo dire conoscerla, quello è un buon posto. Il primo possibile. Mandami la posizione. Fatto. Ok, posizione data. Passo e chiudo. Da qua entro. Ah, sì. Che ho fatto? Già le cose andavano di merda. E ora? Ah, stai qua? Ammazza, sembrava... Ma no, pensavo fosse più carina, però. Dai, vabbè. Ce la facciamo, dai. Senti, Platone diceva che l'amore è... merda, non ci so fare con queste cose. Se quella è la tua battuta migliore, non oso immaginare il resto. Addio. Cristo, non era così male, dai. Sei un po' tesa, eh? Sono di ottimo umore, in realtà. È che sto sprecando il mio prezioso tempo libero a schivare le avance di un mostro inguardabile. Fottiti. Ti piacerebbe, eh? Scordatelo. E niente di meno, questo è l'approccio. Che facciamo? La meniamo? Sto ancora imparando le sfumature delle interazioni umane, ma secondo i miei calcoli non sei il suo tipo. Pensa un po', Bugly, non mi dire. Non piagnucolare, il mare è pieno di pesci e noi abbiamo la riserva ittica più fornita della città. Speriamo che almeno uno dei nostri pesci sia scopabile. Ti ascolto. Prova con qualcun altro, con una donna stavolta. Allora, io... andrei di avvocato, ma secondo me è lei il suo tipo. Sì, magari sia un po' più carina. Permesso. E ciao. Vediamo. Scusa la sfacciataggine, tesoro, ma io e te non ci siamo matchati su Invite di recente? Se così non fosse, dovrei ammazzare il CEO. Volevo solo attaccare il discorso, ma mi piace il tuo stile. Ehi, attenta a chi dici le bugie. Qualcuno ci è quasi morto. Se servisse a rompere il ghiaccio. Già, comunque, che ne dici di spostarci in un posto un po' più riservato? Niente di meno, tutto sto fascino. Porca la paletta, così. Oddio, non sapevo che sapessi farlo. Quali altri segreti nascondi? Ah, questo è un altro segreto. Assente cielo. Comunque a volte ho un po' scatti, però, eh. Vabbè. Ah, già fa tutto. Non si è visto niente, così. Vabbè. Hai ottenuto i dati biometrici? Ah, sì, ho anche delle foto. Qualcuna mi sa che me la tengo per ricordo. Ottimo lavoro. Ora che si fa? Dovremo continuare con questa messa in scena ancora per un po'. L'upload è ancora in corso e ha una chiamata in arrivo dal nostro contatto. Passamela. Basta cazzate, tu chi sei? Lavori per i russi? Per la Cina? Per i cazzo di americani? Lituania, Messico, Chad, anch'io ho studiato geografia. Dove vuoi andare a parare? No, piantala. Ok, punti tecnologia 20. Malika bravo. In linea. Sono sicuro che sarà grato e gentile. Sì, dovrebbe andare. Vediamoci all'abbazia di Westminster per parlarne. Devo dire che hai fatto il tuo lavoro con sorprendente efficacia. Ehi, aspetta, era un apprezzamento. Si è scollegato. Oh, ma dai. Vabbè, sì, era un apprezzamento. Vabbè, vediamo a questo punto se possiamo andare avanti. Ah, trovate quella macchina. Ci sono delle macchine che sono fantastiche. Ti ho indicato comunque il luogo del meeting sulla mappa. Fa con calma. Bravo, Bugly.
Però riesco sempre a trovare belle moto, ma solo con lei però. Eccoti all'abbazia di Westminster, luogo in cui riposa il re Edoardo I, noto assassino di cugini. Era un dato indispensabile, Bugs. Se siete cugini, sì. Comunque accomodati pure, avviserò Malik che sei qui. Ok, aspettiamo. Devo andare. Non dormo da 76 ore. Non ce la faccio. Sei solo stanco? No, ho paura. So chi comanda Zero Day e non penso di riuscire a sconfiggerla. Non devi farlo. Dacci solo un nome. Non te lo sto chiedendo. Bene. Voglio fidarmi di voi. La mia analisi indica che Zero Day è capitanata dall'attuale responsabile antiterrorismo del SIRS, Emma Child. Si dice che Gorbachev sia sopravvissuto al colpo di stato del 91 grazie a lei, ma soprattutto è una mia amica. Ha supervisionato la mia prima operazione sul campo anni fa. Peccato debba morire. Aspetta, aspetta! C'è sempre un margine d'errore. Se vi mettete contro Emma, io mi sbaglio. Oltre che con lei, dovrete vedervela anche con Zero Day. Prima di agire, verificate. Staremo attenti. Non sbagliate, o moriremo tutti. Ma esagerato, vabbè, non stiamo sempre attenti, bellino, eh? A dormire a casa, è meglio. Odio concordare con uno spione di professione, ma Malik ha ragione. Dobbiamo essere molto cauti. Questa nostra moto. Ci stiamo moto. Mettendo contro il capo dell'antiterrorismo del SIRS. Certo, dobbiamo saperne di più se non vogliamo fare mosse false. Prima indaghiamo su Emma Child e poi decidiamo il da farsi. Ok, può starmi bene. Allora, come la troviamo? Bugly, tesoro, cerca i collaboratori della Child in quei rapporti del SIRS. Ascoltando le loro comunicazioni, arriveremo a lei. Fatto. Ah, niente male. Ma non possiamo aspettare che si facciano sfuggire la posizione di Emma Child. Dobbiamo indurli a commettere un errore e a chiedere un incontro con lei. Dobbiamo fare qualcosa di grosso, da vecchio DedSec, e loro devono farsela sotto dalla paura. Emma Child è a capo dell'antiterrorismo del SIRS, che coordina le operazioni con Albion dal vecchio edificio dell'MI6. Sapendo che poi arriverà a lei, possiamo entrare e lasciare un messaggio. Per me va bene, facciamolo. È fisicamente impossibile quello che hai fatto. Come hai fatto a cadere in questo modo? Ma che ti devo dire? Passo meglio. Cosa scorretti, eh? Ok. Questo è il vecchio edificio dell'MI6 che un tempo ospitava una delle più rinomate organizzazioni di intelligence del mondo, ma che ora, grazie all'ascesa del SIRS, è divenuto custode dei piani più subdoli e oscuri dell'intera Europa. In fondo non è cambiato molto. Cristo, ma che cazzo me lo fa fare? Bugly, non spaventarla. Devi trovare la stanza del server centrale e connetterci. Noi faremo il resto. Puoi farcela. Ok, lo posso sabotare sto coso? Porca miseria, sti cavoli droni. Allora, vediamo un attimo una cosa, perché ho dei punti tecnologia e... questo nemmeno... Allora. Ok, mi sono messo un po' nei guai secondo me. Allora facciamo così, guarda, entro. Vediamo se riesco a far fuori a qualcuno, eh. Ho visto un po' di... Mazza. Pericolo. Esci, esci, esci. Pensa che sia da trainare, no? Ok.
Dai. Perfetto, saltare in aria, ce ne sta anche un altro. Certo che ha aperto il fuoco, lo sta aprendo da 20 minuti il fuoco. Avanti. Secondo me a volte bisogna anche cambiare strategia. Dove cavolo è uscito qui? Allora, ho provato a crearlo, non me lo fa. Blocchiamo questo veicolo per precauzione. Ma che c'ho? No, dai. Porca, ma hai visto che c'aveva quello? Porca miseria, che cavolo aveva? Diventace una torretta, penso. Ma la torretta penso che la posso. Vado a controllare la sua ultima posizione. Vai a controllare l'ultima posizione. Ok. Dai. Occhi aperti. Potrebbe essere ovunque. Andiamo. Provo a entrare senza farci vedere, eh. Che c'è quella? Non vedo nulla qui. Qui tutto ok, vado avanti. Aspettami. E dai, tiro fuori la pistola. E dai, nasconditi. E certo che ti spariamo addosso. Bellina. Chiedo rinforzi. No. Dai che tra un po' abbiamo le chiavi, eh. Ok. Occhio che ho visto qualcun altro arrivare. E apri. Okay. Apri. Staniamo questa merda. Sì. Stana, bellina, stana. Ok. Proseguo, qui non c'è nessuno. Chi c'è che sta rompendo le scatole che dice proseguo qui? Qui non c'è nessuno, cerco altrove. Ok. Vabbè. Che è successo? Addirittura mi sono fatto male anche io. Vabbè, dai, ecco il server che ci interessa. Connetti Bagley e noi faremo il resto. Ok, capito. Rapido aggiornamento missione, ma mi devi promettere di non prendertela. Non prometto niente. Che succede? Beh, dato che non hai promesso niente, non posso darti i dettagli, ma mi limiterò a dirti che c'è un branco di soldati Albion che ti viene incontro. Dai, nisca, nisca. Ok. Stai qua, eh. Nisca anche quell'altra, vai. No. Ho visto uno laggiù, se non mi sbaglio. Siamo a 69. Ok, ce ne sta un altro là. Bravo, sei morto, fantastico. Vedi, a volte servono. Là possiamo anche mettere quello, ok. Fatto. Oh cazzo. Sono felice che siamo dalla stessa parte. Bene, abbiamo finito. Ora fuori da lì. Ti contatteremo quando avremo qualcosa. Ok. Imo. Mi raccomando, adesso che usciamo. Occhio che ci sono i bagli, pare che c'erano le torrette. Che ci davano fastidio, eh. Quindi. Attenzione. Ma come l'avevo disattivata la torretta, manna. Vabbè, dai, fa niente, dai. Siamo fuori, siamo fuori. Chi è quello?
non doveva stare qua. Ma che ce l'avete con me? E dove? Apri, apri e apri. Vai di motorino, vai di motorino, vai, 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 rapido, rapido. Non mi spingete. I membri dell'organizzazione. Oh, bella questa volta, sono vai. Più agitati di un nido di vespe. Vabbè. Cazzo, che velocità! Beh, potrei aver trasmesso alla rete di Child i filmati della piccola operazione all'MSX, giusto per smuovere le acque. Dici che è sicuro per noi? No, non molto, ma in fondo sei un tipo violento, ribelle, che va in giro con una maschera a picchiare mercenari, rubando informazioni segretissime e sfondando vetrine. Definisci il tuo concetto di sicuro. Mi sembra giusto. Qual è la prossima mossa? Un gruppetto si sta incontrando con Emma Child in un parcheggio coperto. Hanno spento le telecamere a circuito chiuso, ma se mi colleghi all'hub CTOS dell'edificio posso riattivarle. Sai com'è? Okay. So fare anche questo. E va bene, mi sembra un piano. Allora ci andiamo, no? Penso di sì. Dovrebbe essere di là, anche vicino, penso. Andavamo anche nella direzione giusta, secondo me, questa parte. Ricorda, questo è il parcheggio coperto dove Emma Child deve incontrare i suoi fedelissimi. Malik ha chiesto di confermare che è lei Zero Day prima di ucciderla. Va bene. Forse ho trovato un punto per salire? Sì, ok, meno male. Ma sembrava difficile, non trovavamo niente. Sai che è meglio che ti abbassi. Mi servono le chiavi qua. Ah, facile. Adesso. Quello è sempre così. Porca miseria. Che vuoi, scusami, che ti ho fatto? Aspetta. Cioè non, non è che ho capito bene che volevi, Là ci sono le chiavi, Vediamo di scaricarci le chiavi un attimo. Speriamo che non ci veda. Ok. Scappo. Vado da qua posto che posso entrare, Aperto, vai. Ok, ci sono. Meno male. E basta, sempre a pensare a noi. Allora, di là penso, sì. È troppo per essere una coincidenza. Scappa il nostro server Casey viene colpito? C'è dietro Richard Malik. Siamo pronti per fare il lavoro sporco, signora Child. Malik morirà appena si farà vedere. Cosa vuol dire appena si farà vedere? Stai dicendo che non sai dov'è? Sì, non so come dirlo, ma è sparito. Non è andato al lavoro, non è a casa, non ha comprato niente con carte di credito. Ovvio, non è mica uno scemo. Conosce i nostri strumenti. Non possiamo affidarci a Filament. Dobbiamo aprire gli occhi e le orecchie. Potrebbe non essere più a Londra. Forse è nascosto in campagna. È per questo che tutte queste scuse puzzano di merda? Abbiamo una teoria che lo suggerisce. Pensiamo che Malik sia in contatto con il DevSec. Forse lo stanno nascondendo. Sta trattando Londra come un territorio nemico. Ha stabilito un contatto con i ribelli locali e sta collaborando con loro. Ci muoveremo così. Riallochiamo tutte le risorse sul file del DevSec. Se scuotiamo a sufficienza l'albero, prima o poi cascherà Malik. Fate il vostro lavoro, cazzo. Uccidete qualche terrorista. Ma penso che sia abbastanza chiaro a questo punto, no? Anche ora. Ci sta ancora cercando quello. No, di qua. Esco di qua, vai. Non voglio morire perché qua, ecco. Dai, Bagley, ecco, contatta Malik. Non risponde. Ah, non fa niente, mi muovo. Già morto. Merda, hai ragione. Vai, potrebbe essere l'unica occasione. E la moto? No. Io non penso di essere stato io a parcheggiare così,
Emma Child ha appena attivato un collegamento sicuro via optic con il segretario di Stato. No, è l'occasione per ottenere le prove che il DedSec non ha niente a che fare con gli attentati. Avvicinati al veicolo, devo inserirmi nella comunicazione. Certo. Ci andrei più di moto, veramente, vi dico la verità. Anche se la macchina mi piace tanto, ma con la moto siamo più veloci, più rapidi, più aggressivi, più spregiudicati. Più. Ti sto inserendo nelle comunicazioni di Emma Child. Guida con disinvoltura. Parla il direttore Child. Codice Kilo Alfa Kilo 711. Codice impronta vocale confermata. Lei è su una linea sicura con gli affari interni, direttore. Un attimo, signor segretario. C'è un'anomalia nella comunicazione. Forse non è niente, ma è meglio cambiare canale. Che rottura. Non allontanarti, cerco di recuperarli. Guido con disinvoltura, ok? Stiamo riassegnando risorse al caso DedSec. Signor segretario, era mia intenzione sottoporle direttamente questo problema alla luce della recente vicenda della portavoce. Ah. Oh mio Dio. Pensi che ci fosse di mezzo il DedSec? Credevo che l'unico responsabile fosse il tuo pupillo, Malik, giusto? Già, il punto è quello, signor segretario. Ammazza, abbiamo nuove prove che suggeriscono una collaborazione tra Malik e il DedSec. Cristo santo, Emma, è un disastro! È tutto sotto controllo. Merda, scusa Tom, ma dobbiamo cambiare canale di nuovo. Oh, la cospirazione sale fino ai piani più alti. O poco ci manca. Non allontanarti, ci siamo quasi. Ma secondo voi non se ne accorge? Ok. Allora? Troppo vicino, eh? Beh, direi che se ne è accorta. Inseguila prima che si dilegui. Vabbè. Ammazza, è velocissima. Ma qua siamo inesperti di guida, eh? Non dite che vai. Dove vai? Dove vai che ti becco? Ti becco. Questa mo sicuramente farà qualche curva esagerata, eh? Non mi ci niente. Vabbè. Che senso? Sarebbe tutto sotto controllo, Emma. Qualcuno dei loro sta hackerando il sistema di comunicazione della mia auto. È la ragione di tutte le anomalie. Eppure sei stranamente calma. Non sono una principiante, Tom. Io non sono nell'auto. È un'esca. L'auto trasmette un segnale che sta indicando ad Albion dove convergere, proprio mentre parliamo. Presto avremo con noi un membro del DedSec. Questa volta sono stato io a disconnettermi. Ti conviene sparire. Ok. Penso di averle fatto fare un incidente, penso. Ok, attenzione. Ho Malik per te. Devo dileguarmi. Non posso più rischiare contattandovi apertamente. Aspetta, non l'hai sentita? Sta cercando di ucciderti. Che altre prove ti servono? Sì, l'ho sentita. Sa che sto lavorando con voi, il che significa che è più vicina di quanto pensassi. Mi spiace, non abbiamo più tempo. Addio. No. Addio. Come facciamo a beccarlo adesso? Porca paletta. Missione iniziale però inevocabile. Vabbè, c'è lei in linea? Che tesoro. Fanculo. Ora che sappiamo chi c'è dietro Zero Day, lui non ci serve. Dobbiamo solo trovarla. Guarda caso, mentre facevo amicizia con i server dell'MI6, mi sono imbattuto in una lista di rifugi del Sirs sparsi per la città. Bravo. Ce ne sono un po'. Ok, incrocia l'elenco con i dati GPS dei sostenitori di Child. Dovrebbe venirne fuori qualcosa. Ottimo. Metti i rifugi in ordine di probabilità, Bugs. Prendiamo quella stronza. Indaga allo stage. Vabbè, in maniera molto disinvolta siamo riusciti veramente a non farci notare. Fino a un certo punto, ma poi ci hanno notato. Ci vediamo se un po' su video. Bye.